Siamo col mister del Casabona. Mister, il Gasperino ha vinto 2-1. Secondo lei è meritata la vittoria del Gasperino oggi, sì o no? Allora, una partita maschia sin dall'inizio, ma come sia il calcio moderno è così. Comunque merito va al Gasperino, che voleva vincere la partita perché a diversità da noi si trova in zone un po' più giù, e quindi complimenti faccio al Gasperino, al mister del Gasperino, una bella squadra, messa bene in campo, che ha lottato e ha vinto la partita. Il suo portiere oggi ha dimostrato di essere all'altezza, oltre al rigore parato. Nessuno mette in dubbio il nostro Corigliano, una grande persona, un grande calciatore. Oggi qui facciamo gli applausi a lui, ha parato un rigore, non l'ha sbagliato, l'ha parato il portiere, perché ha fatto una grande parata e in più ha fatto 3 o 4 interventi veramente da protagonista. Il Gasperino, secondo lei, mister, si può salvare con questa squadra? Sì, non ci saranno dubbi. Prima della partita gliel'avevo detto al mister, gliel'avevo detto agli amici di Gasperino, che per me non c'erano dubbi, perché vedendola anche a Casabona, nonostante mi dicevano che a Casabona avevano fatto la partita più brutta da quando hanno iniziato il campionato, però è una squadra che ha dei componenti in rosa che possono fare il cambio della partita, e così è stata oggi. Oggi questa vittoria è stata meritata, vero mister? Sì, prima però di parlare di questa partita volevo dire che questa vittoria noi la dedichiamo alla scomparsa del nostro amico Gianni Romano, uomo di grande sport, uomo conosciuto in tutti i campi della Calabria, e quindi voglio dedicare a lui questa vittoria e a noi tutti, perché so che ci mancherà tanto nel nostro paese e nel nostro territorio sportivo. E, parlando della partita, dico così, che è stato contro uno delle squadre più forti che sono venuti qui a giocare a Gasperino, una squadra Casabona che sa quello che fa quando sta in campo, è composta e gioca con ottimo calcio.